attenta al lupo, ma attenti al lupo, attenti al lupo. Avete idea di quanti insidie girano all'interno di quella scatola chiamata internet? Sapete quanti genitori sono ignari delle attività che i figli fanno sui propri PC? Avete idea dell'incidenza che il gioco d'azzardo ha anche nei piccoli paesi? Avete idea di quanti giovani e giovanissimi sono a rischio patologia a causa della crescente offerta di app disponibili su smartphone e tablet? Il 10,8% degli studenti ignora che è illegale giocare per gli under 18 e circa il 33,6% ha giocato d'azzardo nel corso del 2017. A rischio patologia sono 1.750.000 italiani. Un giocatore su tre è patologico. Avete idea di quanto sia difficile per le vittime del bullismo denunciare? Il cyberbullismo rappresenta circa un terzo del bullismo totale. I rischi sono generati da noi, sono il frutto della nostra modernità e producono sentimenti di ansia e incertezza. La libertà di scelta comporta la responsabilità di scegliere. Ad ogni scelta sono collegati nuove possibilità e nuovi rischi. Oggi la comunicazione sociale è sostenuta da moderni strumenti che consentono di superare le barriere e i vincoli di tempo e spazio. Internet è uno dei mezzi che offre maggiori opportunità, ma come tutti gli strumenti di comunicazione, non è esente da cattivi usi e abusi che portano ad una moderna forma di dipendenza. L'importante è essere informati e formati. I nostri obiettivi: sensibilizzare e formare le famiglie sull'utilizzo di strumenti di parental control, sensibilizzare gli educatori in merito agli strumenti di comunicazione e interazione della rete, far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli di internet, offrire servizi socioeducativi, costruire un punto di accoglienza e ascolto. Non lasciateci soli, non è tutto un gioco.